Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere un'altra udienza del processo dell'Utri che si è tenuto a Palermo il 7 gennaio del 2003. In aula ascolterete il collaboratore di giustizia Nino Giuffrè. Buon ascolto. Signor Giuffrè, buongiorno. Buongiorno. Senta, lei è collaboratore di giustizia? Da Sì. quando collabora con la giustizia? Ho iniziato il 15 di giugno del 2001, 2002, scusa. 2002. Con quale autorità giudiziaria ha iniziato a collaborare? Con la procura di Palermo. Quando lei ha iniziato a collaborare era detenuto? Sì. E era sottoposto a un regime di detenzione speciale? Sì. Era sottoposto al 41 bis? Perfetto, sì. Lei è stato sottoposto a questo regime, di 41 bis, per tutto il periodo del suo arresto fino all'inizio della sua collaborazione? Sì, è anche oltre l'inizio della mia collaborazione. Senta, lei quando è stato arrestato? Da ultimo, diciamo, il suo ultimo arresto. Se ricordo bene, il 16 di aprile del 2002. Lei era latitante per quali reati? Ero latitante, mi sono dato alla latitanza per un mandato di cattura, il primo che ho ricevuto, omicidio Lima, e poi per tutti gli altri mandati di cattura che sono arrivati successivamente, alla strage di Falcone, Borsellino e altri Quindi mandati di cattura. lei era latitante, da quando? E Grosso modo. grosso modo dall'inizio del 93. In precedenza lei era stato arrestato e poi scarcerato fra il 92 Sono stato e il 93. arrestato nel marzo del 92 e sono stato scarcerato all'inizio nel gennaio del 93, cioè mi scusi, devo rettificare un discorso, mi sono dato alla latitanza all'inizio del 94. Sì, esatto. Senta, lei ha fatto parte dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa Nostra? Sì. Lei è stato combinato, come si dice dentro Cosa Nostra, è stato combinato ritualmente in che epoca? E sono stato combinato ritualmente nel 1980. È entrato a fare parte di quale famiglia mafiosa? Nella famiglia mafiosa di Caccamo. All'epoca chi era il capofamiglia di Caccamo? Il capofamiglia di Caccamo all'epoca era Ciccio Gentile, nonché lo stesso era anche capo del mandamento. Perché all'epoca Caccamo faceva anche mandamento. Sì. Senta, alla cerimonia, chiamiamola così, in cui lei è stato combinato, erano presenti altri uomini d'onore, cioè chi erano presenti come uomini d'onore? Cioè, vi era quasi al completo la mia famiglia, cioè vi era presente Ciccio Gentile, Guzzino Diego, Guzzino Antonino, Guzzino Giovanni, Stampa Giovanni, Stampa Salvatore, Stampa Nicasio. Ndiella Giovanni, Nicosia Filippo,
Liberto Giorgio, Liberto Giovanni. Vabbè, non sono necessari che non è necessario che li elenchi tutti. Senta, lei all'epoca in cui venne combinato che attività svolgeva? Lavoravo come insegnante nel fare corsi agricole presso Via del CISL di Palermo. Lei che titolo di studio ha? Prego? Che titolo di studio ha? Lingue agrarie. Stava dicendo qualcos'altro, non l'ho interrotta. No, 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 niente. L'ufficio era, i costi li faceva a Cracco, l'ufficio era a Palermo. Sì. Senta, chi erano gli uomini d'onore ai quali lei era più vicino e l'hanno introdotta dentro Cosa Nostra? All'inizio della mia attività, diciamo come mafioso, le persone maggiormente che io ero legato erano Cugino Diego, Puccio Salvatore, Puccio Michele e gli Stanfa di cui ho parlato in precedenza, sia Salvatore, sia Nicasio, sia Giovanni. E sono stati questi uomini d'onore a introdurre in Cosa Nostra? Perfetto. Senta, chi sono stati i uomini d'onore di spicco, diciamo capi mafia, capi famiglia o capi mandamento, cui lei è stato più vicino nel tempo, negli anni? Michele Greco e Bernardo Provenzano. Michele Greco, quando lei lo ha conosciuto, quando è che ha avuto rapporti più stretti con Michele Greco? Conosco Michele Greco dopo essere stato combinato. Sono stato portato nella loro proprietà, alla Favarella, cioè nella proprietà di Michele Greco, da Intilo e Francesco, e in quella circostanza, se ricordo bene, c'era anche Cugino Diego. E appositamente in questa circostanza sono stato presentato ufficialmente dall'Intile Francesco a Michele Greco, prima come uomo d'onore e successivamente al fratello di questi, Salvatore Greco, detto il senatore. E questo quindi è stata l'occasione in cui lei è stato presentato. Poi ha avuto motivo e occasione di frequentare assiduamente Michele Greco? Sì, diverse volte, non io personalmente, signor procuratore, io in quelle, diciamo anche poche volte successive, che sono andato in Contrada Favarella a trovare a Michele Greco, accompagnavo il mio rappresentante, cioè a Ciccio Gentile. Successivamente invece comincio ad avere un contatto diretto io personalmente con il Michele Greco dopo che questi si dà alla latitanza, perché svolgerà la sua latitanza per gran parte nel nostro mandamento e in modo particolare anche nel nostro territorio di Caccamo. In che periodo? Ragion per cui seguirò passo passo la latitanza del signor Greco fino al giorno del suo arresto. La data dell'inizio non ricordo con precisione, ma dovrebbe essere all'incirca tra l'82 e l'83, fino al suo arresto, che dovrebbe essere
verso l'86, quando è stato arrestato in territorio di Carcano presso un fabbricato di bollette. Senta, quindi in questo periodo in cui lei è stato vicino a Michele Greco, in particolare quando Michele Greco era latitante, lei ha vissuto eventi importanti nella storia di Cosa Nostra. In particolare lei ha vissuto il momento di passaggio, diciamo, di potere da Michele Greco al duo Salvatore Riina Bernardo Provenzano. Diciamo che l'ho vissuto questo passaggio direttamente perché in una villetta di proprietà di mio padre, appositamente c'è stata una riunione tra Michele Greco, gli esponenti di Catania, il fratello di queste, Pinto Marmia, Colletti di Agrigento, Bernardo Brusca, Ciccio Gentile, come ho detto in qualche altra occasione, non ricordo, ci dovrebbe essere, c'era anche un'altra persona di Trapani che non ricordo chi fosse, appositamente. In quella riunione e quel giorno c'è stato il passaggio di potere ufficialmente dalle mani di Michele Greco a quelle di Salvatore Riina. E appositamente questa riunione ha sancito questo cambiamento. Io non ho partecipato direttamente a questa riunione, ma successivamente del discorso ne sono stato informato dal gentile Francesco che ha partecipato a detta riunione. Prego. Lei sarebbe in grado di collocare nel tempo questa riunione? Ma io ho dato una data e do una data, cioè con precisione dovremmo essere attorno all'83, ma c'è un fatto importante che consente di datare quasi con certezza questo periodo, cioè dopo circa un mese, 2 mesi. Il Carmelo Colletti, allora rappresentante provinciale di Agrigento, è stato ucciso. Senta, lei ha detto quindi di aver avuto poi rapporti anche di frequentazione con Bernardo Provenzano. E vuole dirci quando ha conosciuto Bernardo Provenzano e quando questa frequentazione diviene più passiva. Diciamo che subito dopo la mia combinazione, cioè in modo particolare all'inizio degli anni Ottanta, trovandomi ad accompagnare a Ciccio Gentile nei suoi spostamenti esterni al mandamento di Caccamo per riunioni, ho conosciuto, cioè ho avuto occasione di conoscere, di avere presentato a Bernardo Provenzano. Successivamente questi contatti si ripeteranno costantemente, quasi nel tempo, prima per essere io l'accompagnatore di Ciccio Gentile, fino al suo arresto. Successivamente accompagnerò negli incontri tra il Provenzano e un'altra persona del mio paese delegata dalle
l'intire che è Guzzino Diego negli appuntamenti con il Bernardo Provenzano. Successivamente, dopo l'arresto del Guzzino Diego, ricevo incarico direttamente io da Ciccio Intive, da quel minuto in poi ho dei contatti con responsabilità personale, prima con il Provenzano e poi successivamente con Salvatore Rina. Senta, e questo periodo è un periodo in cui lei è soltanto uomo d'onore semplice, diciamo, o ha già, sì, riveste già cariche? No, ufficialmente no, signor procuratore. Diciamo che io curo gli spostamenti nei suoi appuntamenti di Intive Francesco. Ufficiosamente diciamo che sono divento l'uomo di sua fiducia e nello stesso tempo curo gli incontri e la latitanza del Michele Greco. Michele Greco? Stiamo parlando di Michele Greco o di Bernardo Provenzano? No, Michele Greco. Michele Greco. E ho una duplice funzione, sì, signor procuratore. Da un lato curo io la latitanza del Michele Greco, sì, e successivamente curo altrettanto gli appuntamenti e gli incontri che il Ciccio Intive fa con il Provenzano. Aggiungo che lo stesso di tanto in tanto aveva anche degli appuntamenti con Salvatore Rina. Appuntamenti che si svolgevano su quale territorio? In modo particolare in quel periodo in territorio di San Giuseppe Alto, se vado bene con la memoria, signor procuratore. Lei ha detto in quel periodo, quale periodo si riferisce grosso modo? Nel periodo antecedentemente all'arresto del Ciccio Intive, ragion per cui dovremmo essere sempre verso dall'82 all'83. Lei anche 81. Lei 81, 82, 83. Prego. Okay. Lei successivamente fa per dire così un salto di qualità all'interno delle gerarchie di Cosa Nostra? Sì, diciamo di sì, perché a causa di dissidi interni alla nostra famiglia di Caccamo, divento, come facilmente evidente, l'uomo di fiducia di Ciccio Intive, cioè scalzo quella persona che in precedenza faceva lo stesso lavoro che poi successivamente sarò chiamato a farlo da parte di Ciccio Intive, cioè di Guzzino Diego. E dopo l'arresto di Francesco Intive? Successivamente, dopo l'arresto di Ciccio Intive, come ho detto, il Guzzino riceve un incarico da parte di Intive Francesco. È un discorso un pochino in controsenso, ma comunque il discorso è questo. E si sposta negli appuntamenti con il Provenzano, appositamente il Guzzino Diego, che accompagno io perché ne conosco molto meglio di lui i posti dove in genere il Provenzano faceva gli appuntamenti in quel periodo. E questo avviene, signor procuratore, come ha detto, per circa un anno, fino a quando poi lui è stato arrestato. E dopo è stato lui, però. Prego.
dicevo, dopo l'arresto di Guzzino. Dopo l'arresto del Guzzino, per un periodo di tempo, come le ho detto, cioè successivamente ricevo incarico ufficialmente di Ciccio Gentile di portare avanti il mandamento, ne do comunicazione al Provenzano e da quel minuto in poi comincio ad avere io personalmente incontri con il Bernardo Provenzano. Cioè mi occupo in poche parole direttamente io del mandamento di Cacamo, che ricordo a me stesso a questo era stato annesso anche il mandamento di Castronuovo di Sicilia. Senta, quindi da questo momento lei intensifica anche i suoi incontri, i suoi rapporti con Bernardo Provenzano e con altri capi mandamento. Sì, da questo minuto in poi, diciamo, assumo io personalmente la responsabilità di quello che succederà nel mandamento di Cacamo. Senta, in questo momento, grosso modo, se può dirci la data? La data, insomma, l'anno, il periodo? Farò sicuramente un anno e mezzo circa un lavoro ufficioso, cioè porterò avanti il mandamento di Cacamo senza un incarico, diciamo, ufficiale da parte della Commissione. Nell'87 ricevo un incarico ufficiale da parte di Salvatore Rina e vado a sedermi in sede alla Commissione Provinciale di Cosa Nostra. Senta, e la domanda che le avevo posto è quindi conseguentemente dal momento in cui lei assume il controllo, la reggenza del mandamento di Cacamo, ha evidentemente una serie di incontri, di rapporti con altri capi mandamento. Sì. Anche di Palermo. Diciamo che... Prego. Anche di Palermo, dei mandamenti di Palermo. Sì. C'erano in particolare alcuni capi mandamento con i quali lei aveva incontri più frequenti? C'erano dei capi mandamento che erano particolarmente vicini a Bernardo Provenzano e quindi anche a lei? Ma nel momento in cui io faccio parte della commissione provinciale, instauro un contatto diretto, io personalmente, con il mandamento di Bocca di Falco, con Angelo La Barbera e con il mandamento della Noce, Raffaele Gance e Mimmo Gance, suo figlio. Diciamo che questi due mandamenti, queste due persone, diventano il punto di appoggio mio su Palermo. Senta, passando, diciamo, a temi più vicini allo specifico oggetto di questo processo, lei è al corrente? È al corrente del fatto che fra il 92 e il 93 si determinò l'esigenza di Cosa Nostra di ristrutturare i propri rapporti con la politica? Sì. Può precisare, diciamo, in che termini?
Diciamo che c'è stato un periodo di travaglio e da diverso tempo tra Cosa Nostra e la politica i rapporti si erano andati sempre più deteriorando e in modo particolare diventa quello che io sto dicendo più evidente dalla seconda metà degli anni Ottanta. Tanto è vero che nell'87 c'è un contrasto molto evidente tra Cosa Nostra e in modo particolare buona parte di Cosa Nostra con la Democrazia Cristiana ed in modo particolare nella figura che rappresentava questo nel mondo di Cosa Nostra, in modo particolare Lima. Tanto è vero che in una riunione che è avvenuta a Palermo di commissione, Salvatore Riina ha detto che si doveva cambiare pagina, cioè che i rapporti tra la politica e Cosa Nostra si doveva cercare e fare in modo che cambiassero. E in modo particolare in quest'anno è stato sancito il passaggio dei nostri voti dalla Democrazia Cristiana al Partito Socialista Italiano. Per noi è stato, diciamo, un passaggio a volte anche sofferto, perché ricordo che in quel periodo, nell'87, vi erano anche altre elezioni comunali e avevamo avuto ordine di non candidare nessuna persona a noi vicina nelle liste della Democrazia Cristiana. E ricordo che in quel periodo già vi erano in alcuni comuni delle persone che erano state messe in lista e che ho dato, per come io avevo ricevuto ordine, che non dovevano restare in lista, che si dovevano estromettere. E tutto questo, diciamo, che all'interno, in modo particolare all'interno della Sicilia, all'interno del mio mandamento in modo particolare, ha causato un pochino di malumore. Per ritornare ora alla sua domanda, diciamo che dopo l'87 ci si mette alla ricerca di situazioni politiche più affidabili, perché appositamente quella Democrazia Cristiana
nell'ultimo periodo si era dimostrata poco affidabile. Signor Giuffre, mi scusi, è presente che parla. Le volevo chiedere perché si era dimostrata poco affidabile, qualche episodio specifico che le è risultato? No. Lei ha detto che la DC non era più affidabile, non è stata più affidabile negli ultimi tempi, ma per quale motivo? In relazione a qualche episodio specifico? Ma signor procuratore, di... Non sono il presidente, non sono il procuratore. Sì, scusi, prego. Signor presidente. Diciamo che a causa di indagine da parte delle forze dell'ordine e della magistratura era venuto fuori il legame che aveva tenuto per diverso tempo Mafia Democrazia Cristiana, e queste persone, una volta che sono state scoperte e sono state che sono venute alla luce, cominciarono, signor presidente, ad avere paura, diciamo che a causa precisamente di questa paura non affrontavano più i problemi con determinazione di Cosa Nostra. Diciamo che questo è uno dei motivi per cui nasce un certo contrasto tra parte della Democrazia Cristiana e Cosa Nostra, anche se non è giustamente l'unico, perché molte persone politiche erano legate da veterata ad altre forze di Cosa Nostra che non erano il primo, in un certo modo era sotto questo punto di vista, era anche Lima. Cioè si era cominciata a sfaldare quella intesa che per diverso tempo aveva tenuto, cioè, questo rapporto tra parte della Democrazia Cristiana e Cosa Nostra, signor presidente. Senta, lei ha fatto riferimento all'onorevole Salvo Lima. L'omicidio dell'onorevole Salvo Lima si inserisce in questa logica, cioè costituì la sanzione definitiva da parte di Cosa Nostra di questa rottura di rapporti con un certo settore della politica? Si è chiuso un'epoca, signor procuratore. Quando lei dice si è chiuso un'epoca, significa che Cosa Nostra con l'omicidio dell'onorevole Salvo Lima voleva chiudere qualsiasi rapporto con la politica, o voleva chiudere quel rapporto con la politica per aprirne altri? Con quell'omicidio si è chiuso un rapporto che, come ho detto, non era ritenuto più affidabile, perché all'orizzonte se ne prospettava un altro più affidabile. Si chiude un capitolo e se ne comincia ad aprire un altro. E allora vuole riferire al Tribunale e a tutti noi a quale altro capitolo lei intende riferirsi, a quale altro capitolo guardava Cosa Nostra? Anche per Cosa Nostra, signor procuratore, è stato un periodo di travaglio, come ho detto, e di sofferenza, perché c'erano diverse
diverse motive di insoddisfazione all'interno di Cosa Nostra. Insoddisfazione nel campo imprenditoriale, insoddisfazione nel campo processuale, perché per la prima volta era stato fatto un maxi processo e che le cose erano andate male, cioè c'è tutto un complesso di cose e di travaglio, signor procuratore, che ha così da mente di insoddisfazione all'interno di Cosa Nostra e non oltre anche di cattive figure fatte da quelle persone che guidavano Cosa Nostra e che non erano più in condizioni di mantenere le promesse che avevano fatto, in modo particolare mi intendo riferire alle promesse di Salvatore Riina, in modo particolare per quanto riguarda i processi, perché diceva sempre che la situazione si doveva risolvere nel migliore modo del possibile, che male che andava il tutto si risolveva con un'associazione e tutto doveva ritornare come prima. Invece ci eravamo resi conto che si andava sempre più male. Ed ecco, ripeto, signor procuratore, con l'omicidio Lima si chiude un'epoca e si apre un'altra epoca perché, come le ho detto, si vede all'orizzonte una nuova formazione politica che dà delle garanzie che la Democrazia Cristiana, per meglio dire parte di questa, non dava più. Questa formazione politica, per essere io preciso, è Forza Italia, successivamente. Prego. Sì, senta, vuole ricostruire per quanto possibile e per quanto sua conoscenza, perché lei ci ha ricostruito, ci ricorda nuovamente il periodo in cui lei è stato detenuto, quindi lei ci ha detto che è stato detenuto tra il 92 e il 93, esattamente sì, in che periodo? Tra il marzo del 92 e il gennaio del 93, se ricordo bene, dovrebbe essere così. Quindi lei venne arrestato dopo l'omicidio Lima? Perfetto. Dopo l'omicidio Lima e poi venne scarcerato nel gennaio 93, prima della cattura di Dottor Riina o dopo? Sì, prima. Prima della cattura di Dottor Riina. Infatti qui lei... Se vogliamo indicare anche i tempi, che sono arrestato i primissimi di gennaio, quindi dobbiamo... Sì, se ha ricordo preciso dalla data in cui lei venne arrestato. Riina venne... Sia la morte di Lima... sia l'arresto di Riina. 19 marzo del 92, non l'avevo detto, dicevo, non essere, 15 gennaio del 93 la cattura di Dottor Riina. Dicevo, quindi lei quando esce dal carcere, quindi nel gennaio 93, apprende queste cose o già in epoca antecedente? Non so se sono stato chiaro. Cioè l'attività per la ricerca di nuovi canali politici e poi l'individuazione eventuale di questi canali, lei ne viene a conoscenza dopo la sua scarcerazione o prima, o durante, qualora l'avesse saputo durante la sua carcerazione? Signor Procuratore, che noi fossimo alla ricerca di nuovi referenti politici mi sembra
di averlo già detto, che già siamo nell'87, quando abbiamo dato i nostri voti al Partito Socialista. Appositamente da quel minuto, momento in poi, cioè c'è una ricerca di un punto di riferimento politico solido ed affidabile, e questa ricerca, questo lavoro si protrarrà nel tempo fino al 93. Ritorno un attimo indietro alla mia scarcerazione, signor procuratore. Sì. Io, come ho detto, sono scarcerato all'inizio del 93, dopo un paio di mesi circa rientro in contatto con Bernardo Provenzano, dove comincio ad apprendere l'evoluzione delle cose politiche successive. Benissimo. Quindi, lei ha detto un paio di mesi dopo, siamo grosso modo nella primavera del 93. Perfetto. Quindi, cosa apprende da Bernardo Provenzano nella primavera del 93? A che punto era questa attività di ricerca di nuovi canali o nuovi contatti con la politica? Vi era nonno, dopo l'arresto di Salvatore Riina, c'è stato un momento di sbandamento e di confusione all'interno di Cosa Nostra, e si sono creati delle forze, degli agglomerati, diciamo, due forze dentro, per meglio dire, dentro Cosa Nostra. Da un lato troviamo il gruppo di Bernardo Provenzano e accanto a questi troviamo a me, Pietro Aglietti, Carlo Greco, Raffaele Ganci, e in contrapposizione, mi faccia passare questo termine un pochino pesante, Bagarella è Brusca e diciamo anche il Galiano. Ed inizia. Scusi, se la interrompo, chiaro che sono nomi a tutti noti, ma occorre anche per completezza della sua deposizione se per ciascuno ci riferisce le cariche mafiose, diciamo così, quindi che ruolo avevano all'interno dell'organizzazione Cosa Nostra i soggetti che lei ha indicato in quell'epoca, nel 93. Dunque, accanto a Bernardo Provenzano troviamo Benedetto Spera, Mandamento di Belmonte Menzagno, Pietro Agliere, Mandamento di Villa Grazia di Palermo, assieme a Carlo Greco, che in quel periodo si occupava della Guadagna, Raffaele Ganci, e capomandamento della Noce. Vicino a Raffaele Ganci troviamo Salvatore Cangemi. Diciamo che questo è il gruppo di... e io come mandamento di Cancano. Sì, chiaro. Questi sono il gruppo più importante che gravita attorno a Bernardo Provenzano. Successivamente troviamo il gruppo Bagarella con Giovanni Brusca, San Giuseppe Iato,
i fratelli Graviano, Brancaccio, Farinella, Madonie, e successivamente accanto a questi ancora troviamo Madonia. E per quanto riguarda Resultano, possiamo anche dire parte del mandamento di San Lorenzo portato avanti da qualche parente o qualche fratello di Salvatore Biondino, che diciamo faceva capo sempre a Luchino Bagarella. Senta, per chiarezza, perché l'aveva detto prima in contrapposizione, poi ho usato il termine successivamente, cioè lei ha parlato di due schieramenti, diciamo così, in certo qual senso contrapposti, che comunque avevano portavano avanti una strategia diversa, i due schieramenti, no? Vuole spiegarlo? Sì, vuole spiegarlo un attimo? Cioè, vi era una veduta completamente opposta del modo di portare avanti le cose di Cosa Nostra. Cioè, noi, cioè una delle cose, signor procuratore, dei cambiamenti sostanziali che ho trovato quando sono uscito dal carcere in Bernardo Provenzano era la messa da parte di ogni forma violenta, in modo particolare contro le stragi. Cioè, da parte sua si comincia ad affacciare una politica pacifista in contrapposizione a quella di Bagarella, che di pacifista non aveva un bel niente. Appositamente diciamo che questa contrapposizione si porterà avanti fino al momento dell'arresto del Bagarella prima e del Luchino e del Brusca dopo. In modo particolare, signor procuratore, una contrapposizione tra le due parti in senso marcato si è avuta quando c'è stato il sequestro del piccolo Di Matteo, che poi successivamente è stato ucciso. Io, assieme ad altre persone, tra cui Benedetto Spera ed altri capomandamenti, avevamo fatto delle pressioni sul Provenzano affinché questi intercedesse sia presso il Luchino Bagarella, persona che io non ho mai conosciuto, che presso il Giovanni Brusca, appositamente affinché liberassero il piccolo Di Matteo, cosa che non è avvenuta. Senta, come si vede, cioè, questa contrapposizione si è andata sempre più marcando e c'è stata, ed è anche molto, molto evidente, diciamo, una spartizione anche a livello territoriale. Prego. Sì, stavo dicendo, quando lei, semplificando, ha detto una posizione più pacifista, fa riferimento alla idea o meno di proseguire nella strategia stragista, sul fatto che fosse in quel momento ancora produttiva la strategia stragista? C'è da parte nostra, e di fatti ci davano ragione, che portare avanti
una politica stragista, una politica violenta, una politica appariscente, marcata sulla violenza, era controproducente, addirittura dannosa se non deleteria per Cosa Nostra. E nel tempo i fatti ci hanno dato ragione. Senta, come si inserisce in questo contesto che lei ha appena delineato la ricerca di nuovi canali di contatti con il mondo della politica? E era una ricerca, un'attività che svolgevano entrambi quelli che lei ha chiamato due schieramenti, o vi era uno schieramento che ricercava questi canali più dell'altro? Ma veda, signor procuratore, ritornando un pochino indietro nel tempo, all'87, così in modo che posso chiarire questo discorso più marcatamente. Cioè, dall'87, signor procuratore, si accentua un contrasto prettamente, diciamo, politico tra Salvatore Riina da un lato e Bernardo Provenzano dall'altro. Se è vero come è vero che io ho fatto votare, come ho detto, mi sono interessato per il Partito Socialista, è altrettanto vero che in Camera Caritatis, assieme a Bernardo Provenzano, lui mi esternava di essere contrario a questa politica socialista. Allora mi permetto di farle presente che era più, diciamo, d'accordo a portare avanti una certa linea all'interno della Democrazia Cristiana che non all'esterno, e in modo particolare nel campo dei socialisti. Tanto è vero che a me aveva detto il Provenzano che una di queste persone che poteva portare avanti e poteva aiutare Cosa Nostra era un democristiano sempre della stessa corrente di Lima, che per diverso tempo è stato votato nel mio paese e non solo. Questa persona è d'acquisto, e appositamente di questa persona il Provenzano mi aveva parlato e addirittura mi aveva detto se io la conoscesse. Come ho detto, era una persona che faceva politica al mio paese ed era molto legato al sindaco del mio paese di allora, che era il dottore Priolo. Senta, però poi questi colloqui fra lei e Bernardo Provenzano, quando sono collocati nel tempo, questi ultimi di cui ha parlato? Ma queste cominciano a defilarsi, signor procuratore, attorno agli anni 90. Ah, quindi dall'87 lei è tornato di nuovo agli anni 90, perché lei ha cominciato a parlare dell'87 e poi ci siamo un poco persi, diciamo così. Sì, siamo arrivati agli anni 90. Prego. Dico, siamo arrivati agli anni 90, siamo di nuovo agli anni 90. Diciamo, per questo discorso, signor procuratore, questo contrasto che si va aprendo tra politico, tra il Provenzano e il Riina, come le ho detto, parte dagli anni 80, perché, come le ho detto, lui in Camera Caritatis mi aveva detto di essere contrario
a questa scelta politica fatta da Salvatore Riina e da altre persone. Poi non mi ricordo se sia l'88 o se sia l'89, mi si prospetta da parte del Provenzano il discorso di d'acquisto. Cioè, diciamo, signor Presidente, il nocciolo del discorso è questo, che in modo particolare il Salvatore Riina cerca nuovi referenti all'esterno della Democrazia Cristiana, il Provenzano si sforza di trovare dei referenti anche all'interno della Democrazia Cristiana. Prego. Sì, e allora, comunque torniamo alla domanda di partenza, e cioè nel 93, quando si profilano questi due diversi schieramenti, che hanno queste due diverse linee strategiche rispetto alla scelta se proseguire o meno nella strategia stragista, vi è anche una differenza tra i due schieramenti per progetti di ristrutturazione dei rapporti con la politica? Allora, signor Procuratore, da un lato c'è un discorso di creare all'interno di Cosa Nostra un movimento politico nuovo, cioè portato avanti direttamente da Cosa Nostra questo discorso era portato avanti da Bagarella e compagni, il cui esponente, uno degli esponenti principali, diciamo che era Tullio Cantella. Però quindi il progetto politico che poi sfocia nel Movimento Politico Sicilia Libera? Perfetto. Noi eravamo perfettamente convinti che questo discorso non poteva avere un futuro, perché circa 10 anni prima, e siamo attorno agli anni 82-83, un progetto simile, addirittura più vasta scala, era stato pensato sia da Michele Greco, ma in modo particolare era stato pensato da Pietro Marnia. Si è fatto un grande, non si è presa in grandissima considerazione, perché si capiva che nel momento in cui si muovevano all'interno di un partito politico persone legate a Cosa Nostra, ben presto il tutto sarebbe stato messo sotto il riflettore delle forze dell'ordine e della magistratura. E questo... Sì, prego, prosegua. In questo discorso politico hanno portato avanti da Bagarella, e noi ce ne siamo state al di fuori. E questo, quindi, era diciamo, il progetto di Bagarella. Cosa invece il gruppo che lei definisce col termine noi, e quindi il gruppo del schieramento più vicino a Bernardo Provenzano? Bernardo Provenzano era sempre, come ho detto all'inizio, interessato nel trovare all'interno delle forze politiche, o quantomeno degli uomini
che avevano ricoperto delle cariche che fossero state affidabili, e cioè era un pochino restio a delle avventure politiche, perché nel momento in cui si dovevano prendere delle decisioni, erano delle decisioni importantissime, signor Procuratore, dalle quali dipendeva anche il futuro di Cosa Nostra, ragion per cui c'erano delle responsabilità da prendere, da avallare all'interno di Cosa Nostra, molto ma molto grave, molto ma molto pesante. Prego. Sì, e dunque lei ha fatto riferimento anche esplicito e specifico a un movimento politico, poc'anzi. Presidente, però senza aggiungere senza le cose, dunque, cioè, no. Senza dunque. E lei ha fatto riferimento a un movimento politico preciso, cioè ha fatto il nome del movimento politico denominato Forza Italia. Vuole sì. Spiegarci in che termini, a cosa si riferiva quando ha fatto questo esplicito riferimento a questo movimento politico? Sì, nella seconda metà del 93 si comincia in modo particolare verso, diciamo, più che la seconda metà, verso la fine del 93, ma già si aveva dei sentori che si muoveva qualche cosa di importante all'interno della politica nazionale, cioè si cominciava a parlare della discesa in campo di un personaggio molto importante, e che allora in modo particolare, cioè in Sicilia, cioè si parte, intendo riferirmi al nome che si faceva di Berlusconi, queste notizie in modo particolare, diciamo, che venivano portate, arrivavano all'interno di Cosa Nostra, e diciamo che per un periodo è stato motivo di incontri, di dibattiti all'interno di Cosa Nostra e di valutazione molto ma molto attente, cioè tutte le persone che avevano sentore, notizie di questo movimento che stava per nascere, venivano trasmessi e arrivavano, come vi ho detto, dentro Cosa Nostra, e in questo, in modo particolare, da Provenzano se ne cercavano l'affidabilità, cioè persone di un certo valore e di una certa serietà. Ed inizia appositamente un lungo periodo di discussione e nello stesso tempo, oltre che di discussione, anche di indagine per vedere se era in modo particolare un discorso serio che poteva interessare a Cosa Nostra, ed in modo particolare per poter curare quei mali che da diverso periodo avevano afflitto Cosa Nostra e che erano stati causa di notevoli danni. Prego. Senta,
Vuole precisare, visto che lei vi ha fatto cenno, quali erano questi mali che affliggevano, come lei l'ha definito, mali che affliggevano Cosa Nostra da diversi anni? Ma per quanto riguarda questi mali che affliggevano Cosa Nostra da diversi anni, principalmente troviamo una ricerca, cercare di alleviare quella pressione che veniva esercitata dalle forze dell'ordine prima e dalla magistratura dopo su Cosa Nostra e in modo particolare sulle dure condanne, intendo riferire anche il caso che cominciavano a piovere sulla testa degli uomini di Cosa Nostra. E questo è un discorso molto ma molto importante. Secondo il sequestro e la confisca dei beni, Cosa Nostra è molto legata ai suoi patrimoni, perché è di importanza vitale, sono di importanza vitale. Diciamo che questi due sono molto importanti. Un altro elemento molto importante era quello di cercare di alleggerire la pressione dei collaboratori di giustizia su Cosa Nostra. E siccome Cosa Nostra era stata impotente a limitare questi danni, si cercava di limitare questa importanza dei collaboratori di giustizia con delle appropriate modifiche di legge. E siamo qua a tre punti importanti. Successivamente ce ne sarà anche un altro che si affaccerà dopo, che il 41 bis, cercare appositamente di toglierlo e di quantomeno di alleviarlo, perché anche questo è un discorso molto pesante che grava sulle spalle di Cosa Nostra. Senta, signor Giuffre, allora andando per ordine volevo chiederle innanzitutto qualche precisazione ulteriore. Lei ha preso all'interno di Cosa Nostra notizie o informazioni su questo su un nuovo movimento politico che stava per nascere, rispetto al quale voi come Cosa Nostra eravate interessati? Sì, come le ho detto, signor Procuratore. Se può precisare, ora da chi lo ha preso inizialmente? È stato un momento molto importante per Cosa Nostra, cioè tutta Cosa Nostra è stata interessata a tutti i livelli, a livello alto e a livello anche, mi faccio passare il termine, basso,
cioè a livello alto, perché vi erano delle responsabilità che si doveva prendere. E dunque all'interno, diciamo, nostro, di Cosa Nostra, vi erano dei contatti febbrili tra di noi nello scambio di notizie che arrivavano. Cioè, io avevo ricevuto notizie da Giovanni Brusca che in un incontro che aveva avuto tra queste e Salvatore Di Ganci, appositamente dove vi si informava con un certo ottimismo che questa formazione politica che si stava cercando di formare la dovevamo appoggiare e incoraggiare, perché dava delle ottime garanzie, ed in modo particolare il Salvatore Di Ganci faceva riferimento a una persona che aveva lavorato, che lavorava, cioè per meglio dire, presso alcune aziende di Berlusconi, se ricordo bene il nome era Berruti, e che questa aveva dei contatti diretti con Salvatore Di Ganci. Questi sono dei contatti, come le sto dicendo, che ho avuto io personalmente, sia con Brusca che con il Salvatore Di Ganci. Ma in modo particolare, diciamo che interno al nostro gruppo vi era uno scambio febbrile con Provenzano, ma in modo particolare con Pietro Agliere e con Carlo Greco, cioè tra di noi e assieme a Bernardo Provenzano, anche in un primo tempo, prima vi era uno scambio di idee, e il tutto lo mettevamo al vaglio di Provenzano, che aveva un'ottima conoscenza politica molto al di sopra di noi. Senta, e in particolare lei ha ricordo di cose apprese singolarmente da ciascuno di questi uomini d'onore che lei ha detto, in particolare da Carlo Greco e Pietro Aglieri? Sì, si parlava, come le ho detto, di esponenti delle aziende di Berlusconi che si stavano, se ricordo bene, per essere chiare, sempre ripeto, se ricordo bene, si parlava di persone della Fininvest che si stavano interessando per creare questo nuovo movimento politico, ed in modo particolare un esponente di spicco di queste che se ne interessava in questo periodo era il signor Dell'Utri. Si fece a Marcello Dell'Utri. Perfetto. Senta, ma lei ha detto persone che si interessavano per la costituzione di questo movimento politico. Ora la domanda che le pongo: erano persone che si interessavano soltanto per la costituzione di questo movimento politico? In che misura, insomma, Cosa Nostra era interessata rispetto a questo movimento politico che si costituiva? Non so se la mia domanda è chiara. È chiarissimo. A Cosa Nostra interessava che il vertice di questo movimento assumesse delle responsabilità ben precise
per fare fronte a quei problemi che voi ho enunciato in precedenza e poi successivamente l'andare a mettere degli uomini puliti all'interno di questo nuovo movimento che facessero in modo particolare gli interessi di Cosa Nostra in Sicilia. Mi sono spiegato? È stato chiaro. Senta, Carlo Greco in particolare, Pietro Aieri, quelli con cui lei, se ho capito bene, sono stati soprattutto loro quelli con i quali lei ha avuto più modo di parlare di questi temi. Le disse il fatto che all'interno di questo gruppo vi erano persone direttamente in contatto con voi, referenti dell'organizzazione mafiosa che si stavano dando da fare per costituire questo movimento politico? Sì, in modo particolare Carlo Greco mi ha fatto un nome della zona di Biancaccio, che era Ienna, il costruttore che era in contatto con Berlusconi e che questi erano nelle mani di Graviano ed era una persona molto affidabile che ci si poteva avere fiducia. Un'altra persona di cui si parlava spesso in quel periodo, ripeto, era Marcello Dell'Osso. E in particolare riguardo Marcello Dell'Utri, cosa lei ha appreso su questo, sempre su questo tema, comunque in generale? Ho preso che, essendo queste una persona molto vicina a Cosa Nostra e nello stesso tempo era un ottimo referente per Berlusconi, era stato reputata come una delle persone serie ed affidabile. Quando dice serie ed affidabili, intende serie e affidabili dal punto di vista di Cosa Nostra, nel senso che lei ha prima esplicato, per cui non erano ritenuti più seri e affidabili quegli altri uomini politici rispetto ai quali Cosa Nostra aveva interrotto i propri rapporti? Presidente, se però possiamo evitare di rivolgere delle domande che già suggeriscono una risposta. Sì, va bene, ma è in relazione a quanto aveva detto prima. No, non è in relazione, Presidente, non è in relazione a quanto ha detto prima. Il concetto di serietà e affidabilità è un concetto estremamente vago che deve essere spiegato dal collaborante, sì. Non la cui dimensione deve essere fornita dal pubblico ministero dicendogli che cosa significa serie e affidabilità. Cosa intendesse prima e cosa intendesse? Sì, testa l'avevo già spiegato, comunque posso anche riformare la domanda. Sì. Con il termine serie e affidabile, a cosa intende riferirsi? Affidabile in modo particolare è significativo un discorso, signor procuratore, mantenere gli impegni che si prendevano prima delle elezioni e portarli avanti. Prego. Sì. Senta. E lei ebbe modo di parlarne anche con Bernardo Provenzano? Sì. Da solo con Bernardo Provenzano o sono state circostanze in cui eravate insieme? Lei, Provenzano, Aieri e Greco? Abbiamo fatto anche degli incontri, delle riunioni assieme.
appositamente, signor procuratore, per discutere, come le ho detto, e valutare come ci dovevamo comportare. Fino a quando, cioè, il Provenzano stesso ci ha detto che ci trovavamo in buone mani e che ci potevamo fidare e diciamo che per la prima volta il Provenzano, signor procuratore, esce alla scoperta, assumendosi in prima persona delle responsabilità ben precise, e nel momento in cui lui, il Provenzano, cioè, ci dà queste informazioni e queste sicurezze, ci mettiamo in cammino per portare avanti all'interno di Cosa Nostra e poi successivamente estrinsecarlo anche all'esterno il discorso di Forza Italia. Senta, ma Provenzano disse di avete avuto garanzie sul fatto che l'organizzazione mafiosa avrebbe ottenuto ciò di cui aveva bisogno? Nel momento in cui il Provenzano si è assunto delle responsabilità, sta a significare che il Provenzano stesso, per dire questo, aveva avuto a sua volta delle garanzie. E su questo, e per questo motivo ci siamo messi tutti al lavoro. Queste garanzie che aveva assunto, che aveva in qualche modo acquisito Bernardo Provenzano, erano soltanto cose vantate personalmente a Bernardo Provenzano, per quanto lei sappia, riferirono e confermarono l'esistenza di queste garanzie anche altri capi mafia? Io pongo, Presidente, la domanda, perché già aveva risposto precedentemente il Giuffrè, in quanto ha fatto riferimento di non aver mai appreso dalla bocca di Provenzano alcune garanzie. Era stata una deduzione che proveniva dal fatto che era una considerazione. Quindi una la domanda successiva è esplicativa di una supposizione fatta dal collaborante e sul quale evidentemente non sentiamo, può essere ammessa altra domanda. Sentiamo il collaborante, sul punto è venuto da chiarire. Forse allora, questo circuito. Forse non sono stato chiaro. Il Giuffrè, a domanda del pubblico ministero sulle presunte garanzie, ha riferito: io non so di garanzie, lo suppongo, in quanto ha detto votiamo per Forza Italia. Non è che abbia riferito in questi termini. In questi termini. Lei ora sta facendo delle domande specifiche su quali erano queste garanzie. Ma già risposto precedentemente, questo per me è la mia posizione. La domanda era in termini del tutto diversi, non era riguardo il contenuto della garanzia, ma riguardo i soggetti, capi mafia che all'interno dell'organizzazione mafiosa avevano parlato dell'esistenza di questa garanzia. Può rispondere, l'opposizione. Ah, non è deciso il tribunale. No, presidente, ora è sotto un altro profilo. Perché la domanda è diversa. Voglio sapere, ministero, se queste garanzie sono state date anche o ne ha saputo da altri capi mafia, non dallo stesso Giuffrè. No. Se la può avere o meno. E questo è il contenuto della domanda, se non ho capito male. Se per sapere se l'ha avuto da altri soggetti diversi da Provenzano, d'accordo. Allora questo non credo che sia il contenuto della domanda. Chi da Provenzano non... Se non ho compreso male. Sì, può rispondere, signor Giuffrè. Se non ricorda la domanda, il ministero gliela ripeterà. Signor procuratore, se non le dispiace, avevo piacere formulare una domanda. Sì. Lei
prima ha fatto riferimento al garanzie di cui aveva parlato Bernardo Provenzano. Allora chiediamo di nuovo il test, così poniamo di nuovo. Ho già risposto, che deve parlare? Che la domanda di riserva? Non è che stiamo a lasciare a doppio, Presidente. Avvocato, Presidente, lei ritiene di aver sentito una domanda, la domanda è la risposta è diversa da quello che lei spera che sia stata pronunciata. Quindi il pubblico ministero credo che sia consentito porre la domanda. Ho capito io. Benissimo. Ora, vediamo cosa risponde. No, Presidente, ci sono sovrapposizioni di voci. Anche se c'è l'interpretazione autentica del signor Giuffrè, che può ripetere, mi pare che abbia detto che se si assumeva determinate responsabilità era perché aveva avuto delle carenze. No. Quindi è una deduzione fatta dal collaborante. Ora, la domanda che lei pone è diversa. Sì, ecco, la domanda che ho posto era diversa. Scusi, Presidente. Ma se mi è possibile, poi... Si dice sempre per la precisione. Ma poi in ogni caso sarà valutato dal Tribunale. Nel momento in cui si è assunto la responsabilità, sta a significare che Provenzano aveva le sue garanzie. Benissimo. Queste sono le testuali parole del signor Giuffrè. Sì. Quindi sta a significare una cosa fondamentale, che Provenzano non diede alcuna garanzia ed è una deduzione del collaboratore. Sì. Se vuoi mettere la domanda, lo dice la per la terza volta, lo ministero, così facciamo rispondere. Lo dice la lingua italiana, così come si esprime il collaboratore. L'avvocato Tricolo lo dice. E allora, pongo di nuovo la domanda. Va bene, signor procuratore, ho capito. Prego. Nel momento in cui, come io ho detto a lei, che ci sono state delle riunioni tra me, Carlo Greco, Pietro Agliene, Benedetto Spera, queste riunioni avevano per oggetto la valutazione dei fatti che stavano nascendo riguardante il discorso politico e la valutazione che noi facevamo. Quando io ho detto che il Provenzano aveva dato delle garanzie, queste garanzie vanno ad interessarsi discorsi che interessano l'interno di Cosa Nostra, non discorsi esterni a Cosa Nostra. E quando io parlo di garanzie per Cosa Nostra, mi intendo riferire a quei discorsi che avevo fatto in precedenza. Cioè, mi spiego meglio, nel momento in cui il Provenzano ci dà lo sta bene dicendoci di avere avuto delle garanzie per Cosa Nostra, queste garanzie vanno ad interessare quei problemi che non erano stati risolti e che erano sul tappeto di cui ho parlato in precedenza. Ergastolo, sequestro di bene, collaboratore di giustizia, 41 bis e così via dicendo. Spero di essermi spiegato. Sì. Allora, la domanda che le avevo posto prima, ulteriore rispetto a questo, era: lei ha saputo da Greco e Carlo Greco e Pietro Aglieri se erano state date garanzie all'organizzazione mafiosa rispetto a questo movimento politico, cioè se c'erano stati soggetti interessati alla nascita di questo movimento politico che avevano dato garanzie all'organizzazione mafiosa circa la realizzazione o la tutela degli interessi dell'organizzazione mafiosa? Mi pare la domanda sia chiara. Signor procuratore, sì, la domanda è chiara. Quando io le ho detto di avere avuto un incontro con Brusca
e di avere ricevuto da queste delle garanzie per quanto riguarda il nuovo movimento politico che si affacciava all'orizzonte e il tramite ne era Salvatore Di Ganci. Questo già è un discorso. Quando io parlando con Greco e con Pietro Aglieri chiedendo dei lumi, chiedendo delle notizie e mi dicono che siamo sulla buona strada e che hanno delle notizie confortanti e che quando mi parlano di Enna che hanno queste notizie da parte di Brancaccio e che poi il tutto alla fine viene data con una garanzia ancora più in alto luogo da parte del Provenzano, mi sembra di avere detto un pochino tutto. Questo, signor procuratore, è un discorso molto importante, perché nel momento in cui io mi assumo una responsabilità politica all'interno del mio mandamento, ne rispondo, perché nel momento in cui io vado ad informare altre persone d'onore del mio mandamento di votare per Forza Italia, in quel preciso momento io nei confronti del mio mandamento mi assumo delle responsabilità ben precise. Lo stesso succede per ogni capo mandamento della provincia di Palermo e non solo. Nel momento in cui noi reputiamo e ne abbiamo lo sta bene da parte e la garanzia principale, perché è l'esponente che è in condizione di valutare se vi sono le garanzie di cui abbiamo parlato in precedenza appositamente al Provenzano, e questo ci dice che finalmente si prospetta un discorso serio e che possiamo andare avanti. Penso che abbiamo le garanzie necessarie per andarci ad assumere ad ognuno di noi le nostre responsabilità e portare avanti questo discorso politico. Senta, lei ha fatto riferimento a vari soggetti che erano da una parte in contatto con uomini d'onore di spicco di Cosa Nostra e dall'altra parte in qualche modo interessati a questo nascente movimento politico. Allora, se lei ci potesse spiegare esattamente quale per Cosa Nostra doveva essere il ruolo e la funzione di queste persone. È stato chiaro la mia domanda? No, non ho capito, signor procuratore. La ripeto. Lei ha fatto riferimento ad alcune persone, ha fatto riferimento a, lei ha detto tale Berruti legato a Di Ganci, ha fatto riferimento al senatore Dell'Utri, ha fatto riferimento al costruttore Ienna. Queste persone che da una parte lei ha detto in contatto con l'organizzazione mafiosa o con alcuni uomini d'onore di spicco dell'organizzazione mafiosa, dall'altro in qualche modo interessati rispetto a questo movimento politico nascente. Ci vuole spiegare esattamente qual era il ruolo dal punto di vista degli interessi di Cosa Nostra di queste persone? Presidente, scusa, c'è... Ma pare sia suggestiva. No. Scusate, non vedete. No, siccome lei fa sempre questo tipo di obiezioni... No, facciamo fare. No. Siete, stabilirà il Tribunale se questo tipo di eccezione lo dobbiamo formulare in questa sede dove eventualmente differirà l'esito dell'esame.
e attende proprio l'utilizzabilità di certe dichiarazioni del Giuffrè e quindi anche la possibilità di rivolgere un certo tipo di domanda al signor Giuffrè, laddove Giuffrè per la prima volta oggi dice e parla del dottor Marcello Dell'Utri come persona vicina all'organizzazione, circostanza di cui non aveva mai parlato in precedenza. Sono scaduti i 6 mesi entro cui doveva prendere certo tipo di dichiarazione. Trovatevi il punto, e chiederò scusa per l'interruzione. Non ha mai parlato del dottor Marcello Dell'Utri come persona vicina a Cosa Nostra, pertanto è inutilizzabile quella dichiarazione. Ma mi sto alzando adesso perché c'è una domanda che parte dal presupposto della asserita vicinanza del dottor Dell'Utri all'organizzazione, quindi evidentemente ciò inficerebbe anche il contenuto delle risposte successive. Per questa ragione la mia eccezione attiene uno sull'utilizzabilità delle dichiarazioni inerenti la presunta vicinanza del dottor Marcello Dell'Utri all'organizzazione Cosa Nostra e nello specifico attuale la possibilità di rivolgere domande che abbiano come premessa proprio questo presunto legame tra il dottor Dell'Utri e l'organizzazione Cosa Nostra, perché mai mi ha parlato nei 6 mesi entro cui doveva rendere queste dichiarazioni. Presidente, mi pare che l'eccezione sia impropria e intempestiva. Per rimettere ordine nel regolare svolgimento dell'esame e poi del controesame del collaboratore, ciascuna delle parti naturalmente ha la possibilità di procedere alle relative contestazioni per fare presente eventuali difformità in più o in meno delle dichiarazioni rese oggi nel contraddittorio delle parti rispetto a quelle rese davanti al pubblico ministero. Io nella mia domanda, se avessi fatto riferimento a cose dette dal collaboratore davanti al PM e non dette oggi, non potrei che condividere l'eccezione fatta dalla difesa, dovrei chiedere scusa alla difesa. Nella circostanza invece io ho fatto riferimento a una cosa che ha detto il collaboratore qualche minuto fa, forse meno, abbia o non abbia detto, non mi pare proprio che le cose siano come dice l'avvocato, ma non credo che sia questo che conti in questo momento, l'abbia o non l'abbia detto al pubblico ministero in precedenza, è questione che poi attiene, che poi eventualmente farà rilevare la difesa in sede di controesame. E quindi mi sembra, ripeto, che l'eccezione sia proprio inammissibile, mi si passi la battuta, avrei dovuto chiedere scusa io per l'interruzione del primo caso, dovrebbe chiederci scusa l'avvocato per l'interruzione in questo secondo caso. Detto questo, non essendo ammessa la replica, vorrei continuare con l'esame, Presidente. A lei, anche lui si dà anche le risposte, anche l'ordinanza mette il pubblico ministero. No, le dico, vorrei continuare l'esame se il tribunale me lo consente, non se l'avvocato mi interrompe nuovamente, giusto? Non chiedo scusa, non perché non sia riguardosa nei confronti Presidente, delle parti. Presidente, non l'ha messa la replica, io non vorrei interrompere. No, non è la replica. Sto dicendo che i profitti sono due. Uno, che sono d'accordo, potremmo differire poi all'esito dell'esame, che è quello dell'utilizzabilità. Due, il fatto che però la domanda si fondi su una premessa che sia stata dichiarata solamente oggi e pertanto non utilizzabile. Non so se sono chiaro. Quindi per questo ritengo che non possa essere posto. Scusi, posso, Presidente, per precisare, la replica del pubblico ministero poteva avere una validità prima della riforma per quanto riguarda la legge del 1991 sui collaboranti, perché il verbale illustrativo è stato fatto per perimetrare quale può essere l'intervento sia del pubblico ministero e sia della difesa. Ora la signoria vostra ha davanti al suo scranno, davanti a lei, c'è tutto il verbale illustrativo che perimetra perfettamente quali sono gli argomenti che sono stati trattati in questo processo allorquando è stato interrogato dai pubblici ministeri e gli eventuali o presunti rapporti o quanto è a conoscenza del collaborante, che certamente è estraneo rispetto all'affermazione che oggi è pervenuta a seguito di domanda da parte del pubblico ministero. Dunque, avvocato, scusate. Quindi è un problema di utilizzabilità. Dico, ci dobbiamo misurare con questa nuova normativa. La normativa è questa. Sì, va bene, ma il tribunale non conosce il verbale, il contenuto verbale sono ai fini limitati che non possiamo tenere conto. Il verbale riassuntivo non lo possiamo conoscere perché sono soltanto i fini. Quindi noi procediamo. Il verbale riassuntivo ha un suo significato per l'utilizzabilità e quello è l'unico che credo che il tribunale può conoscere nella sua completezza, perché appunto rappresenta il potere e il dovere dell'intervento da parte del Presidente del Tribunale per regolare l'andamento del dibattimento. Ma se siamo fuori tema, si vedrà poi in secondo tempo se potrebbe essere utilizzato o meno le dichiarazioni. Ce lo possiamo fermare adesso? Il Commissario può procedere. Sì, signor Giuffrè, a ricordo della mia domanda prima delle numerose interruzioni gliela pongo nuovamente.
Ma penso di ricordare, vediamo se non sarò completo, lei avrebbe potuto ricordarmelo. La funzione di queste persone, diciamo che era una funzione organizzativa e divulgativa, cioè cercare di portare avanti e in modo particolare all'interno di Cosa Nostra, cioè appositamente questa divulgazione di questo movimento politico che stava per nascere e tastarne, diciamo, altrettanto se vi era da parte nostra e non solo un interessamento a questo movimento e nello stesso tempo, diciamo, mantenere un contatto tra la parte regionale siciliana e il sentiamo bene. Signor Giuffre, si fermi un attimo, non l'abbiamo più Allora, sentito. sentite, approfittiamo un momento di pausa perché il dottor Sgateri deve andare a comporre il collegio della seconda sezione in un processo con detenuti che occorre rinviare perché abbiamo prolungato l'udienza fino a oggi. Quindi sospendiamo 10 minuti, intanto vediamo di riattivare bene il collegamento. Sospendiamo 10 minuti.